Ecco come ho realizzato la pizza di Twitch. Iniziamo impastando una biga con 500 g di farina tipo 1 e 300 g d'acqua con 5 g di lievito. Amalgamiamo il tutto in modo molto grezzo e molto rudimentale. Questo è quello che dovrà uscire, ovvero un impasto molto grezzo. Quindi annanna per 1 ora a temperatura ambiente e 24 ore in frigo a 4 gradi. Il giorno dopo prendiamo la biga in planetaria insieme a 5 g di miele, 5 g di lievito, 20 g di sale e 100 g di farina. Iniziamo ad impastare aggiungendo 180 g di acqua a filo finché l'impasto non inizia a staccarsi. Aggiungo il colorante viola, aggiungo 80 g d'olio e questo è il risultato di un ebete che fa cadere l'impasto sul tavolo. Guardate quanto sono scemo. Laminazione dell'impasto, guardate quanto è estendibile. E a nanna per circa un'ora a temperatura ambiente. Passata un'ora formiamo delle palline da 280 g che faremo lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente o in forno con la luce accesa. Stendiamo il nostro impasto, io in questo caso ho deciso di stenderlo a ruota di carro, ovvero schiacciando il cornicione, stendo sulla pala, la allargo e con la mozzarella cerco di ricreare i due occhi che ci sono nel logo di Twitch. Giro d'olio e in forno alla temperatura di circa 370 gradi per quasi un minuto. Io in questo caso sto utilizzando un forno Onikoda. A cottura ultimata ecco com'è l'impasto al suo interno e dopo un po' di rifiniture ecco il logo di Twitch in stile pizza.